In vista dell'Expo 2015 di Milano e delle enormi ricadute turistiche che un evento come la Fiera Universale comporta, alla Casa dell'Asti è nato Monferrato Vigneto d'Italia, un comitato che raccoglie i consorzi turistici astigiani. Nove i soggetti firmatari che a partire da ora svilupperanno proposte e strategie per non perdere questa opportunità da 20 milioni di turisti, 500 le aziende locali coinvolte tra alberghi, ristoranti e agriturismi. E per meglio formalizzare gli intenti è stato firmato un protocollo d'intesa tra i soggetti promotori, come il Consorzio Operatori Turistici di Asti e Monferrato, quello della Langa Stesana Riviera, il Consorzio Alessandrino, lo Sporting Club e il Colle Don Bosco, sede del santuario. Perché il 2015 non sarà solo l'anno della Fiera Universale, ma anche il bicentenario della nascita di Giovanni Melchiorre Bosco, meglio conosciuto nel mondo come Don Bosco. Il comitato dunque dovrà coordinare iniziative e celebrazioni, ma soprattutto l'accoglienza dei turisti in arrivo dalla Fiera di Milano e dei pellegrini in visita alla Basilica, stimati ci dicono in 4 milioni. Fondamentale sarà poi l'obiettivo di creare in questi anni una vera e propria identità del Monferrato, capace di attirare investimenti, flussi turistici e l'interessamento delle camere di commercio di Piemonte, Liguria e Lombardia. Per il Monferrato e il suo settore turistico si stanno dunque aprendo prospettive interessanti, capaci di risollevare un'economia al momento fortemente compromessa dalla crisi. Siamo partiti dal turismo per aprirci al mondo imprenditoriale a 360 gradi, ha spiegato il presidente del Consorzio degli Operatori del Monferrato, Andrea Cerrato. Per il momento la sfida di Expo è stata accolta dal mondo del vino, che da sempre ha interessi nel turismo. Non a caso, aggiungiamo noi, tra i firmatari del protocollo c'erano per l'appunto i consorzi delle strade del vino dell'Astigiano, del Torinese e del Monferrato.